Ma adesso ho trovato delle corde, faccio una cordatura che 3 toni sotto. Allora, fa vedere. Siamo in diretta. Perfetto, allora, andiamo a vedere. Noi abbiamo la solita processione per collegarci, diretta, condividi, condividi ora. Ma chi è che sta guardando la televisione? No, No, che si c'è sentono gli urli a Eusebio palla. giù che sta parlando, la È Tania è riuscita a riuscita a tornare, tornare? è riuscita a tornare, giusto Incredibile. la mano. Con la valigia di cartone. Chi è che c'è? Abbassa il volume, Fausto. La valigia di cartone. Cartone. E ritorna il terrone. Ma siamo in diretta, no? Siamo in Sì, siamo in diretta, diretta. ragazzo. No, Perché vabbè. se c'era qualche. Aspetta, no, 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 no. Io, È tutto il cara. bicchiere. Sì, Grazie. quello è. Covid o senza? Le pulì. Ah, no. No, te la puoi venire, Ah, scatenati, queste è qui. la tua. No, è la Condividi, nostra. ok. Ho so detto Pubblica. metra. No, no. Eccola. La bomba dopo. Vi sentiamo, dice la Tania. Purtroppo. Arriviamo, Tagno. No, è Che che. devo No, ha condividere. detto vi sentiamo, nel senso che tiremia dal Madonna, Ah, cioè, che ecco. invece è il nostro problema. La Tiziana Corbelli mi ha Ciao fatto. Titti, ciao Buonasera, Titti. banda di matti, Cristian Ambrosini, Romagna in linea con voi. Ma che tira Aga giù quel gol volume? buon, basta, basta, sciotta. Al vlom, al vlom. Al vulom. Boh, adesso ci sono, stasera oggi. Ciao Tania, c'è Cristian che dice le belette. Guarda se c'è qualcosa di diverso da quello che hai detto, no. Andrea Favali, Tania Scarati, Viglian Laurenza, ciao, ciao ragazzi. Vai, io direi che puoi partire con il nostro incommensurabile artista, nonché maestro Luca Corsi. Allora partiamo con il maestro Luca Corsi e in questa puntata post Befana, aspettando Ascanio, che voi dopo spieghiamo cos'è. Andiamo col maestro Luca Corsi, via, partiamo! Tra i fate gli avvenimenti, bebrot e chianotessia che in imperlentot. Al Ma più te elti sbagliè? autorité, isporten tutti onor, perché le ares che nasù al tricolor, set desner 1797. In un sabato, in fin la settimana, aghest il congresso e la Repubblica Cispadana. Quater si te, che ricorderes bisogna, res, Modena, Ferrara e Bologna. E ian serni i colori della bandiera, che diventeran simbolo e dell'Italia intera. Inspirè dai francesi alla fradlansa, ha commesso al verde in sen de speranza, este solo al prem pas ed una nuova esistenza per rivera conquistare libertà e indipendenza. Sembol patriota e astoide el fedeli la ispirè al nostro inno di Mameli. Inno che da sempre cantom con onor per chi ha sebatù per l'Italia con valor e la difese con tutta il forzi la nostra terra e con coraggio la anca della vete in guerra. E in memoria la bandiera andò malver in piazza col sindi ad dom tutti onor militer. Per gli arsani in co lei una giornata speciela res come simbol d'unità nazionela. Grande Luca, buonasera. Grande, Bravo, grande Luca, bravo, bravo. che ci ricorda le nostre, i nostri fatti, perché noi reggiani facciamo un lavoro proprio a Pinson Bella col DOP, no? E anche se prima ti fate una cosa importante, Pinson Bella è quella Belle DOP, avanti quei la lavori. gloria non è tra spia mia, Cioè, diciamo cioè. che siamo modesti. Cioè, i Pramzai hanno inaugurato, fa un esempio, l'era Berlusconi, e hanno inaugurato 3 volte a ste spunto. E si cai a lavorare al punto. Comunque Gli arsani hanno posso dire una inaugurato volta? una volta. Vai, vai. Accamia che si che casveda al fiero. Beh, Via palla.
ti si sente basso? No, sono io che l'ho abbassato. No, va bene, no, perché sennò... nel senso che non vorrei che fosse basso. Salutiamo il Bibo, ragazzi, il Bibo è il quinto e sesto Lambrusco Brother. Posso dire, Bibo, sempre ci manchi. Ringraziare anche tutti quelli che ieri si sono attaccati a noi per questo... Adesso devo aspetta che gli presto il microfono. Allora, lascia mia il peli per la camera. Perché noi sembriamo così improvvisati, ma abbiamo delle attrezzature serie. Sì, allora, abbiamo i microfonini come questo qua, vedete? Che Lele ce n'ha uno anche lui, gli è cascato il trasmettitore, quindi le andrei a mettere solo il peli. Se adesso guardiamo se è ripartito. Direi che non è neanche la prima volta. Cioè, men cadda il peli sotto al divano. Adesso io stricchè la cera nera perché le rende il peli da parto. Per su un po' l'addominale. Anche a me, leggermente. Allora, prima la che stava giusto in sacca, adesso come dice a Perma in bisacca le siete da fuori. In bisacca. Allora, comunque oggi è il 7 di gennaio. Oggi è il 7 di gennaio, ragazzi, e domani è l'8. Allora, voi che siete un po' più avanti con l'età non saprete che è una data molto importante, perché il 6 è l'Epifania, il 7 niente, e l'8 bisogna fare entrare Ascanio, che è una cosa molto così. Adesso se entro la fine della puntata, se riesco a metterla, vi svelerò questo arcano, diciamo, ma è una festa molto sentita da noi giovani, da noi millennial. Hai capito? Ho scoperto stasera che non sono un millennial, perché i millennial sono dall'82 al 2000, quindi fuori. Beh, sei già fuori. Sono per esempio un boomer. Niente. Amen. Sei già old. Sono già old. Cosa facciamo? Andiamo alla sigla o stiamo qua a dire delle cazzate senza presentarsi, senza far niente? Dai, mandiamo alla sigla, vai. Via con vai. La sigla. No, è di sigla. L'ha messa qui con Lele, Nuetter, Ascoltom, Radio Nimel. Sonna manga capos nostran, spiga secme in sugaman, sa parte sta diretta, e talam da menna fetta, se può chiamare dal belidon, due terras como mon, coi amiche fa festa, volevamo subito un'altra sigla, perché sono che insomma hai ragione. Seccato ogni tipo di liquido alcolico. Provvedo subito. Aspetta, vai. Aspetta. Scusami, arriva. Ma abbiamo una figurati. Lambros, sempre medaglio. Lambros, también es Lambros. Lambros, me sento te da yo, dal volta de la vaca, en esta más la manda vaca, dal volta de la vaca, en esta más da manda vaca. Eccoci. Allora, eccoci qua, ragazzi. Ripresentiamo un vino che oggi Fausto, perché ne avevo preparato un altro, però ci fa ridere la cosa perché siamo innamorati di questo vino che è 1950. Però abbiamo trovato una cuvée diversa e soprattutto un'eleganza inaspettata, perché l'etichetta che c'è nella vecchia nella bottiglia di prima è più o meno originale come era. Qui invece hanno voluto fare un po' gli sboroni e ci hanno messo del bronzo, dorato qua. Me l'hanno portata a inizio mese quella, hai ragione, molto buona.
Come? Me la, l'ho bevuta all'8 di dicembre, via. Beh, l'Immacolata, sì. Bravo. Sì, c'è bevuto questo? Sì, quello lì. Questo qua? Sì, sì. La cuve. Ah, l'ho messo. Cioè, non lo so, sicuramente quello che c'è dentro la bottiglia è molto uguale all'originale, però boh, nel caso guardò un sintomo. Noi siamo sempre alla ricerca della fragola, no? Ah, velata però. No, non velata, no, voglio una fragola prepotente, perentoria. No, prepotente me piace mia, io preferisco frutti di bosco nel caso, ma non intanto, fragola. Mentre Lele spacchetta, Elisabetta Laura Gatti sta guardando, Giorgio Iotti, Giuseppe Chiossi, mio fratello di San Faustino, Alessandra Razzini, Annusca Saccani, ecco Gianni Pettinati anche. Ciao Gianni. La cosa diversa, Borco, è che non ha il tappo corona. Cioè, sai la Borco? Deve essere per foto messo il fungo. È da tappo, mettere, è da bottiglia mettere. Da vino. Buon 2021. Allora, va bene, le becclette. Cambio solo l'etichetta. Sì. Oh, dovrei fare una cieca, però, visto che l'ho bevuto ieri l'altro. Assai. Me lo ricordo, per non perdere certe buone abitudini, ieri mi sono bevuto un 1950, però con il design, diciamo, originale. Che ben conosciamo. Continuate così, ragazzi, che andiamo bene. Bravi, riunite, tutto il resto. Noi farci una canzone nel 1950 che faceva Lambrusco. Un Lambrusco trasmesso per noi. Allora, io vorrei sapere. Gli hai detto Nebla? Cioè... Sì, gli avevo messo Nebla. No, prima c'è una canzone. C'è una canzone e poi ci sono le varie. Allora mi è uscito il pipino dalle braghe. Presentiamo. Noi c'è una canzone. Allora, siccome abbiamo deciso di cantare, di essere canterini in questo inizio del 2000, perché è la prima puntata ufficiale del 2021, che ci siamo ritrovati, che noi non ci vedevamo, ci vedevamo sempre su Facebook, ma ci siamo visti l'ultima volta il 23 da Ricky's Bar. Siamo andati a fare aperitivo da Ricky's Bar, che svive in fuger con da pasta di cose. Si è fatto aperitivo che svive in massa. L'Anna! Le nostre donne. Grande Anna. Ed ora, siccome lì siamo in zona l'Amazon, quasi. Un po' più Samaure. Sono frutta della chiesa Samaure, un po' prima della chiesa Samaure. C'è la chitarra scordata, ma è scordata apposta. Non riesco più a accordarla. E poi, secondo me, sta perdendo anche... C'ho la pila che si sta scaricando, ma tanto... La facciamo, è solo per prendere la nota, dopo la facciamo. Oh, ma che sconquasca che in Tarzan, al venerdì la festa è tutta estivila, bisogna tirare un freno, ferri ster in stala, ferri ira res una volta l'anstivilan. Lor confonda il fake con al furminton e dicen che la vita la gaccia peslo e una slamenta cleta disclessenza l'anime la fa più il laton numero senza il ben senza il lat bisogna respere che manier soldat sarà oh estivilan ed l'amazon con albreghi e la giacchetta e quaderton, la camisa e brigadon, i calzette e bambason, e il cappella l'atomix. Loro vanno sempre a calmarlei, vanno a bever sempre solid di cervei, al piston con la marletta, la granatina con la paia, e il cappella l'atomix. Se sa che le trasira l'Amazon, tutte stivi là hanno fatto una gran riunione. I dicen che col vacchi, che sempre voda il sacchi, rend più niente la vita e furminton.
L'Eter giorna res un leste al marché e la porta in paese una bella novite. E mandet calvachi e rendel dopi bei, segan soldo gambi e lucav dei. Giovano un celta so, bisognare sfere un lochec bel marabù. Oi stivilan ed la mason, con albreghe la giacchetta e quaderton, la camisa drigadon, i calzette ed bambason, e il cappella la tomis. Lor vanno sempre a col tablè, vanno a bever sempre solid bicervè, al pinstone con la marletta, la granatina, con la paia e il cappella, ai cappella la tomis. C'è una chitarra che sembra quella di Jimi Hendrix. Sì, dopo, cioè, adesso però. E voglio ricordare questo cappello, l'avevamo già detto una sera, ha anche portato il conte, l'aveva portato. Che lui c'era. Sì, Tom Hicks era un attore degli anni 30, mi sembra. Che faceva i western, i primi western muti, e aveva questo cappello che è un po' messicano, molto largo. Un cappello molto forte. Cappello un po'... Fatto tipo a Pirolo. No, ciao Daniele, Paolo Virgoletti, ciao ragazzi. Elettra. Grande, Patrizia Lusuardi ci saluta. Fabio Trevisani, a me, io so che di Rubiera. Giorgio Iotti, grande. E poi vediamo qua, Alessandra Razzini, non so se l'abbiamo già detto, comunque l'abbiamo, diciamo, ci abbiamo Marcello Mazzì che sta guardando, Marina Menozzi sta guardando, ma è anche qua siamo comunque in sei, quindi c'è la fine, cioè, che mi era spaccare. Vabbè, sì, vai fuori. Bruno Grazioli si sta guardando, Cristian Ambrosini l'abbiamo già detto, Andrea Vescovo. Vedi che in quel cellulare qua mi appaiono delle cose meglio, Laura Gatti, eccetera eccetera. Beh, insomma, siamo poliglottili. E quindi adesso direi che c'è un momento che noi ormai ci siamo abituati, è stato ospite con noi, è stato un grande personaggio. Ieri la su The Set me la camisi, perché stare in diretta un'ora con noi non è facile. Ricordiamo la puntata Teleton di ieri, che un'ora e sette minuti di diretta. Persi, perché c'è già, noi carichiamo, per chi non lo sa, insomma, se qualcuno che ha dei problemi con Facebook può andare su YouTube nel canale Radio Nimella, che tutti il puntè di Carghedi, belli proprio. Cioè, siamo tutti precisi. C'è della gente che ha degli scontenti con Facebook, giustamente, perché anche Facebook ha le sue regole mica normali, e YouTube ha le sue, insomma, mettela un Carghedi da una parte e da Cletra. Diciamo che Trump stasera non ci seguirà in diretta, perché gli hanno bloccato tutti gli account. E facciamo fatica per ora a interagire, ma stiamo progettando una cosa anche proprio Instagram. Proprio per voi, per essere proprio vicino anche agli Instagram mesi. Stiamo progettando un social network nuovo, diciamo. C'è una parentesi, Borco, se senti del casino in casa, sì, è perché qua dentro c'è un compleanno stasera. Il mio coinquilino, che avete probabilmente visto parecchie volte, Sheikh, senegalese, oggi compie un'età che non si può dire, 39 anni, 39, quindi si avvicina alla quarantina, ed è giù con degli ospiti che sta facendo un casino della Madonna, e non gli puoi dire niente perché è la sua festa, e quindi è già molto che non scopi dei raudi, quindi sì, va bene. Allora prima ha trovato delle stelline e ha fatto l'orbo. L'ha in piedi fuochi in casa. Hanno ammazzato comunque un agnello almeno. No, spero di no, perché altrimenti dovevo venire anch'io. Comunque. E gli facciamo auguri, ovviamente. Ecco. Auguri Sheikh Manetta. Auguri bro. Anzi, dopo chiamiamolo su, che gli facciamo fare gli auguri da tutta la combriccia della radio. Allora, mandiamo il video di Nebla. Con la Reggiana, che purtroppo non sempre, adesso ultimamente ha delle vicissitudini. Sentiamo cosa ci dice. Come la vive. And you walk through a storm, hold your head up high.
Più che i pirati, parò mal banco del mutuo soccorso. Av dagna nutessia. An gira talmente maron che se dag mia un bucette più di 40, asveda il falestre fin in Toscana. Gon più infortuné nu eter, tra Covid e tutto il resto, che i crochi in guerra in Russia. E poi, chi suga, al paracal voglia fare la carità a Chieter. Chieter, infatti, per grassi. Gebs un tom che guarderà il partito di Exè, a ca, da te, con un cretene commentador che al team sempre Chieter, l'è una tortura senza paragon. Prom dir che i propositi di guarir dall'alcolismo in idioma stetrane. Allora, Volmer, è pronta la regia con la partita? Adesso andiamo a vedere la sintesi dell'ultima partita. Dai, Volmer, tacca Mander. Piuttosto noti il cap day che sono in la merda fino al gol. San Prosper, mi capisci che ghe fred, che piov tutti i dei, mo ghe a tornare in dre, eh? A tu mia stare in Calabria a Cusenza tutta la vita, adesso ghe a tornare che, bisogna che torni in dre, anche se ghe fred, mi difeso. Mesca il messaggio di Luc Medlin, le mie ste capì, i mondi, forse lo dite inseriamo le mie capì. Proviamo a xè. Tre sillabi. E l'ora! Ragazzi, sono brutti momenti. Sì, no. Regola l'ha presa anche bene. Dai, l'ha presa sempre anche Non so cosa sia successo, non so cosa sia successo, ma mi pare una cosa molto triste. Ma più triste della regione mi pare il ritorno che sento entrare da voi di quando parlo. Comunque, se ne fare... guarda, sai cosa faccio? Metto sulla musichetta di sottofondo. È un po' maschio. Bravo, bravissimo. Ma guarda che fanno così di solito le radio. Infatti non capisco perché te. Infatti, radio, allora ragazzi, allora questa sera faremo una puntata molto di ripristino, dobbiamo rimettere a posto i ritmi perché è un mese praticamente quasi che non facciamo una puntata un cazzo in diretta. No, le abbiamo fatte ma in differita. Il problema è che quando sei in differita sei più bravo perché non c'hai sempre bisogno di fare un brindisi con qualcuno, sei da te. È il bello delle differite. Poi sei. Che belle ste di brindisi, che belle ste di lavoro. Qua eravamo. Allora, io direi sì e partirei. Adesso non mi ricordo che te l'ha dettata lui. La barzelletta. Barzelletta del Conte, perché così no. vi diamo subito. Prima volevo dire che mi hanno scoperto ieri, la Marina ha detto che io non c'ero, una sbarfaneda, e lei ha detto, ha postato un messaggio, ha detto è vero, hanno scoperto, io ero proprio al compleanno del Cele. Celentano. È vero che è stato un commento. Fan numero uno, lui sceglie un fan numero uno in Italia e ieri sono andato io. Ovvio. No, te fa bene. Non c'è l'alternativa, cioè Celentano. Beh, un figlio mancato. No, questa qua non è proprio una barzelletta, è una storia. Una storia che però a me ha fatto anche un po' ridere, una storia triste. Però un finale che insomma è tragicomico e quindi la racconto come me l'hanno raccontata a me. C'era un paese nell'Appennino molto povero dove c'erano poche anime e la chiesa col suo campanile, il suo parroco
il campanile aveva dei problemi, stava crollando. E allora cosa fa il parroco? Decide che tutte le elemosine per nell'anno andavano per il campanile per metterlo a sistemarlo, per metterlo a posto. E quindi tutti poveri, cioè una miseria che i Sorek ancora che piacime, caviale, grandi sacrifici per mettere a posto questi campanili, prima a novembre, prima a Nadele, stira a paro con tutte le cose dell'elemosina, vede che c'è un po' di soldi per mettere a posto il campanile, chiama il murador, e ci mettono poi il materiale, tutto eccetera eccetera, il campanile è ben fatto, tutto contento, il parroco fa, oh, ragazzi, ho fatto un bel lavoro, adesso però perché ho messo un po' di soldi, per festeggiare che ho fatto il campanile, se fa un bel pranzo per Nadele, fa una capletteda, in canonica, diciamo, tutti chi hanno partecipato a fare al campanile, bel lavoro, una ricompensa, una ricompensa vai. Per tutti quelli. A se arrivano a quel delè, a mezzo delè, l'altro dalla tavola in canonica, bellissima, tutte lunga, in tavola, la cosa, come si chiama, la perpetua. L'arriva con una testa, un barletone, il caplet, con fumanti, tutto là che aspetta i caplet, perché era anche la miseria della fame. Infatti. Solo che, coglio sì, la canonica, l'iva mia, l'ha messa a posto il campanile, ma la canonica mia tanto. Allora, era nasa dal pavimento, un po', la sporgiamo un po'. La perpetua. Un po' vecchia verso. Poi in balsera c'è diva mia, la cappella savata proprio del canato in lasa la caruta e tutti i caplet davanti alla tavola. Allora che ste un silenzio incredibile, e il prete a un certo punto per rompere il silenzio la leva la testa e fa, ragazzi, di quello volete perché me la cammina. A me pare da no, a me piaceva sì quel weather perché a me fin da bismero weather perché se parte me io quel sì quel weather sì quel weather perché se no perché se no che arriva insomma molto bello. Adesso io sento nell'aria una sigla ma appena a bassissimo volume, tipo così. Beato te, contadino, beato te, sei forte perché sei più ricco di un re. Vai, fa. Intorno a te. Ah no? Intanto c'è il Max che Nevla che dice che questa è riuscita benissimo, Conte. Infatti il Conte è un personaggio coraggioso, perché lui dice una cosa mi ha fatto ridere, io la racconto, poi Wetter ne può cagare tutte. Posso dirti una cosa? Finita la diretta vado a farmi dei cappelletti io. Perché Frapasini nella sigla. Ciao Lauro. Ciao, perché è un periodo che te ne mia magnito. Sì, infatti. E ho fatto la conta di Chio che sol che dentro, che belle 7-8 kg in più. A Johnny ha cominciato. Io poi ho fatto 12 uova di cappelletti sabato mentre voi eravate in giro a cincischiare, quindi me li merito anche. Sabato allora, non mi ricordo che giorno era, ma comunque non mi ricordo neanche il sabato io. Due. Allora, ragazzi, quando allevate i maiali all'aperto e ci avete dei bambini in famiglia, i bambini si affezionano subito ai maiali all'aperto perché vanno là. Li vedono piccolini così, pian pianino crescono, il tempo passa l'estate, passano le stagioni, venivano a casa da scuola, io avevo quattro figli, più c'era la nipote, mia nipote figlia di mio fratello, Agatha, che saluto insieme ai miei figli, e arrivavano a casa, tipo parliamo di età
neanche elementari, cioè qualcuno all'asilo, qualcuno alle elementari, maialoni, che arriva a dicembre e i maialoni gli più. Allora arrivi davanti al recinto, che gli più i maialoni? Ma dove sono i maialoni? Ma a Tevla dopo noi ci troviamo. Sono incarnati in questi piccoli. Tutti i sabati, cioè, ma i maialoni dove sono? Allora sono scappati. Sono scappati, ma tutti erano 10, tutti scappati, ma no, come Pedro. Pedro che taseva, magneva, aveva finito niente. Ma nonno, ma te che avevi fatto il seraglio, tutto a modo, sono scappati. Oddio buono, come si fa? Ma dove saranno andati? Sono andati via, niente, perché i maiali loro scappano, sono liberi. Primo anno, secondo anno, torniamo a mettere sui maiali. Ah, vedi, abbiamo preso, perché c'era la nostalgia, abbiamo rimesso sui maialoni. Maialoni qua, vedi, qua crescono sempre. Loro ci avevano messo un anno in più, però diciamo dall'asilo erano primi elementari, quindi maialoni. E arriviamo a novembre, dicembre, i maialoni sempre più grossi. Allora arriva in aldea il sabato che è il recinto vuoto. Ma come fa? Dove sono i maialoni? Sono scappati ancora! Sono scappati ancora! È vero che in me quando arriva a dicembre a Guinlasmania Villa Matano è un animale strano, cioè, poi a spiegargli le cose, perché tutte cose che sai benissimo che ad un giorno ti verranno rinfacciate, tipo adesso che c'hanno 30 anni, capito? Che io fino a 10 anni ho pensato che i maiali scappassero, eccetera. Poi dopo, quando tipo in quinta elementare, ho fatto vedere il video in Don Deven, ho detto, ascolta, allora adesso la realtà è questa qua, basta. Poi mi ha Natale tutta la adesso quindi dopo, per cui state attenti, se per caso, perché so che mi stanno arrivando un sacco di messaggi che... C'è un sacco di gente che vuole, anzi ci arrivano dei messaggi di gente che vuole intraprendere questa attività di allevare i maiali all'aperto. State attenti se avete dei bambini piccoli, perché bisogna prepararsi un po' per tempo, ecco, perché la crudità della vita, dell'esistenza del maiale, bisogna stare attenti, perché delle volte può essere... Su questo aneddoto, perché sono un cinefilo, forse... Sì. Cinefilo che fa qui, esatto, e per i cani. Mi piacciono i cani, sì. Però cinefilo per i film. Per esempio i film. Film. Allora niente, questa scena che tu dici nel gigante si vede benissimo. Gigante. Ah, il film, sì. C'erano questi due bambini che andavano a portare il tacchino. Caboia. Andavano a dare da mangiare questo tacchino che diventava sempre più grande, no? Dopo e la chiamavano per nome, dopo il giorno del ringraziamento hanno capito che il tacchino che gli vendeva un nome, no, perché poi comunque c'era tutti gli anni, c'era il battesimo, i nomi maiali, 10 c'era 10, gli inventò un nome, cognome, veri bimba. Allora, me quando era cieco, me guardavo bello da cieco, ma... Io ero uno dei primi amori della mia vita, che avevo avuto 2 anni, era il Cugin. Quindi bastava arrivare alla concretazia, diciamo così, ed ero perfetto. Quando uccidevano il maiale, che è una scena abbastanza incruenta, tra virgolette, per me, mai andato dietro di un centimetro, mia nonna mi diceva, messo me come fa? Sono belle tre di Cugin, se pensi che guardare quella scena lì, io sto guardando avanti quello che arriverà poi, ecco, nel caso. Vabbè. La prima volta mi ha impressionato. Vedi, a me no. Perché se per fare il Cugin da fare clacchina lì, già ferro. Perché tu avevi già iniziato a mangiare, io no, ero piccolo piccolo. Manca a me che ha 2 anni. Chi vi il cantero, Wetter? Noi te la given da canterna canzone del Conte. Perché allora questa canzone qua ci ha portato fortuna per tutto il 2019, 2020, per quanto sia stato disgraziato, ma sicuramente a livello di Lambrusco Brothers non è stato disgraziato un cazzo, anzi è stato il nostro anno. Quindi non vorrei mai dire che...
qualcosa di buono nel 2020, allora, almeno per noi lo possiamo dire, perché insomma non è che non è un vanto e non ce ne frega un cazzo, perché noi l'abbiamo fatto maiali per noi, l'abbiamo fatta con lo spirito di come faremo il prossimo pezzo di Lele Amami. E siamo stati 68esimi in classifica generale, dove i primi erano i Negramaro, noi eravamo 68esimi al pari di Luca Carboni e Venditti, Antonello Venditti, Venditti e Cosco, eccetera. Generale, dai. Generale De Gregori. De Gregori, quindi ci sono, fatti insieme, e ci sono arrivati dei dati ufficiali, questa Air One, che è una classifica ufficiale che guardano tutti, anche loro. Noi ce l'hanno mandata, chiaramente. Abbiamo, non vogliamo fare i santi alle linee, abbiamo incaricato qualche uno dei nostri amici di promuovere le nostre cose, però questa promozione è andata ben oltre quello che era la nostra aspettativa. Se. E siamo stati decimi, perché noi come Lambrusco Brother risultiamo un gruppo emergente e indipendente, nonostante i nostri 160 anni messi assieme. Allora, praticamente siamo arrivati, entrati nei primi 10 degli emergenti indipendenti, quindi insomma sono cose che ci fanno piacere anche a chi comunque ha passato i nostri pezzi, perché ci sono un sacco di radio liguri, anche Radio Bruno ce l'ha passato, lombarde, salentine, napoletane, sarde, insomma radio che hanno passato maiali per noi. E il giorno di Natale, loro non lo sanno, ho guardato perché ci sono, arrivano dei resoconti, così insomma, il giorno di Natale l'hanno passato in 15 radio, due volte ciascuna radio ha passato maiali per noi, il giorno di Natale. Per cui è molto a tema. Infatti noi arriviamo tardi, ma arriviamo. No, ma noi stiamo lavorando. Fra l'altro ci sono un gruppo di nostri, di estimati da noi, insomma da me, poi io ho coinvolto anche loro, si chiamano Extra Liscio, ascoltateli, che sono a Sanremo. C'è Moreno il Biondo che cantava Ciao Mare, i cantanti di Casadei sono a Sanremo quest'anno, quindi speriamo di andarci. Noi speriamo di andarci a fare le nostre performance. E questa qua, comunque la fa schiva. Senti che roba. C'ho la pila. Sento il mare io, Fausto, quando usi quella chitarra lì. No, beh, buon quarto d'ora, cambiella. Le 40. Befaga Saldado, le 40. Tanca lavor, me fa gas al dolor, e per mantirme mojera, goda salder la mera. Guanta la mera, goda salder la mera. Guanta la mera. Mantirme mojera, quanta la mera, goda salder la mera, quanta la mera, per mantirme mojera. Fatto un pezzo d'alpino. Cappellata. Noi le robe a cappella ci vengono bene. Cosa dici, Borco? Che più? Bene. Borco? Quando facciamo qua la vera, sei il tatuotto. Oh, che cosa? Siamo ancora nuetto. Sparisco dal Borco. Borco! Borco, il cane l'ha aggredito. Andiamo avanti. Allora, ragazzi, me sono un po' prove da ieri. Sono della pure che la sigudella lo mi ha pinceda. Ribadisco quello che è. Ma come? Niente sigudella? Pet Nimel. Per l'anno nuovo un pet manzol. Per Santa Epifania un Celtet Cagna. O per Pasquetta, perché le sempre sta de. Per Pasquetta un Celtet Veccia. Ma quello che conta è che a Sant'Antonio le verso al Vinit. Verso il vite che non rotonda, che inchela insieme in fonda. Boh, due, vado così a braccio. Vi ricordo che questo è un de che era mio un bel tempo, tanto un bel tempo. Era Santa Bibiana. Era... E col de lì
le riprime di dicembre. E la tra- che veniva poi anche a detto. E va arrivo a dire, se vuoi dire perché è un tempo di merda, cagboni. Ma va che c'è sempre sole a Santa Bibiana che sono nato io. Quindi... sono nato io a Santa Bibiana. Perché tempo di merda che perché la perdona mia santa Bibiana se la decide che cal tempo lei le cal giusto che da vega quindi indicativamente fino a mette snare sto in la merda che dopo speriamo che un po' di sole un po' di insomma anche perché qui sta nevicando su della neve già abbastanza molle vabbè e comunque vedremo sta che e la neiva spommiando la sierra detto vabbè, il siador siador la... che ma è su allora vi racconto la... in due è una tutta per il culo anche al 2020 cioè l'intu proprio in culo fino alla fine l'ha fatta anche la neiva che te la fai a me in montagna. Allora adesso come... vi racconto una sirudella io quando avevo 5 anni e i miei mi hanno regalato un bob fighissimo, ci si stava in due, aveva le manette di fianco, era un bob della Madonna ma gigante, non è mai nevicato fino a quando ho buttato via il bob, ho buttato via il bob ed è iniziato a nevicare, perché se vi ricordate dall'85 al 90 non è mai nevicato a Poviglio, quando è iniziato a nevicare hanno buttato giù il tunnel dei tossici al parco di Poviglio, quello che avrei dovuto usare per andare giù col bob. E quindi ero sempre in spiano perché purtroppo porco, la come diceva Mingardi, la fortuna è cieca, ma la sfiga la vedo benissimo. A proposito, Lele, te hai detto la tua sirudella, ma non hai finito con la nostra sirudella preferita, che è quella della gallina. Cominciamo bene l'anno, dai. Cominciamo okay, bene l'anno. Okay, okay. No, diciamo le cose come stanno. Allora. Guarda un po' al magna la galena ole male lo ole male la galena e questa qua e qua ci sei dentro un mondo dentro questa cosa qua Borco qua ci puoi parlare ci puoi mettere il governo ci puoi mettere dentro no perché è impossibile di solito non sono se uno è povero al massimo che arriva il bro della pela oh, comunque vi siete resi conto che siamo l'unico programma nazionale penso nazionale ormai adesso ormai non facciamo neanche le feste per Natale che non parla del Covid vi siete resi conto? Cioè, boh, ecco, no, recuperiamo per... facciamo una puntata domani sera e parliamo per 3 ore di Covid a caso però con dati a caso tante cose però sì però, è meglio che taccio nel frattempo adesso, ringraziamo un po' di persone sono i vaccini che sono cioè, adesso sul pezzo devi parlare dei vaccini comunque adesso c'è quello americano come si chiama ci hanno detto sai benissimo che come si chiama Conte non far finta di niente Luca Corsi si sta guardando la Lambretta Fontanelli Max come sai Stefano Casini ma vada torno non so chi lo vuole la Tania c'è anche l'Erica ciao. Ah, a proposito, ecco, ero andato a prendere la bottiglia. Allora, facciamo vedere tutto il kit. Il kit. Il kit. Allora, il kit bottiglia dell'amore. Di Lambrusco, che la dovrete aprire comunque non verso i primi di febbraio, perché è un rifermentato in bottiglia e deve prendere su i lieviti, vabbè. Questa qui è la chiavetta 4 giga con dentro della roba dialettale. Poi c'è, avremmo un calendario. Abbiamo un calendario, che se la chiamati del foro sono pianto Madonna anche a me. Allora, è un calendario ricordino quello lì. È un ricordazio. Guardate come siamo belli a febbraio. Mo che oh, l'Erica dice che ha venduto due bocce oggi, attenzione. Eravamo belli. Siamo belli anche a mamma. Beh, invece di metti via quel calendario che così lo vedono tutti. Allora, invece di far vedere cosa diamo, diciamo a grandi linee, e poi, come si dice l'Erica, del bar L'Angolo di Castelnuovo di Sotto, siamo disponibili a Ricky's Bar, lì a Reggio, davanti a Cadipom, al Calua, a Cortetteggio, a Tennis, le ragazze, e cioè, siamo disponibili, non noi purtroppo, ma solo le nostre strenne meravigliose, che adesso impugna Lele, e poi siamo dalle gemelle
dalle sorelle, in quel caso. Bene. Che dice l'Erica? L'Erica dice: ho venduto due bocce oggi. Cioè, speriamo no alle tue, cioè, no, ma... le tue, che merce preziosa. Non del nostro, dice in generale. Poi un saluto, perché ci scrive i messaggi, quindi non posso non salutarlo, Enrico Gualdi. Ciao amici miei, Enrico, non aprire ancora la bottiglia Cleprest. Ragazzi, qua... è venuto. Aprite la bomba. Però mi hanno benedetto, perché la gente che sta dentro ha tanto mignito. La bella verta. La bella verta è buonissima. È buono. Ma come è non mi ha fatto in tempo a vedere, abbiamo avuto in cerco. No. Allora, quando sarà ora, ve l'apriamo noi in diretta qua. Ok. A fine gennaio. Primi di febbraio. Festeggeremo l'inizio del carnevale. Ma non 2021, Gennaio, febbraio 2022. Sì, 2004. No, deve riposare tantissimo. Oh, attenzione, abbiamo Manuela Moroso in via. Manuela, allora io lancerei questa cosa qua. C'è il primo giovedì di febbraio. Se chi ha avuto la bottiglia, chi ha avuto la pazienza, la apriamo tutti assieme, l'apriamo. Così beviamo, trinchiamo tutti assieme, perché questa è una bottiglia da collezione, però insomma ce la beviamo in compagnia. Ah, sì, quando Fausto, la prenderete in mano capirete cosa vogliamo dire. Facciamo così, entro il primo giovedì di febbraio tutti i nostri amici ascoltatori ci mandassero una loro foto con la nostra bottiglia, e io personalmente, quando avrò tempo, monterò un video velocissimo dove tutta la gente, i nostri amici, ci fanno questa cosa qua. Grazie, con tutti. Non grazie, apritela boh. Però per Dio, non apritela, aspettatela prima. Allora, fate solo la foto con la bottiglia. Allora, la foto con la bottiglia. Te lo ricordi, te il numero, Borco? 392063. Allora, metti 9... in sovrimpressione allora, il numero. 392 063 39944. Bene, ci mandate le foto, quel WhatsApp lì, Foto, un piccolo video. O un video, quello che volete. Che battuta, se quello che non volete. Tirate delle bestemmie, che quelle lì le tiriamo noi. Ci pensiamo noi. Esatto. Se no arriva poi il beep. Dopo c'è il beep. Che poi che capo bene un beep. Noi... Una capessa può che la tira poi una saracca. Esatto, allora. Cosa facciamo? Chiamiamo Cher, così salutiamo un po'. Cher! Vieni a salutarci! Con tutta la... perché qua siamo una grande famiglia, adesso... Cher, la prossima settimana diremo qualcosa anche sulle polemiche di San Patrignano. La prossima settimana avremo un nostro amico ebreo che compie gli anni per compensare, perché sennò ci dicono che siamo scorretti. Io vorrei... Non so se mi darà, se potrò avere un collegamento. Vabbè, comunque... Eccolo qua, il festeggiato! The man! Cantate un tanti auguri al volo, ragazzi. Ciao, Sheik. Ciao, tesoro. Auguri, Fra. Auguri a te, auguri, auguri, tanti auguri a te, auguri, 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 tanti auguri a Cher, tanti auguri a te. Noi abbiamo i compleanni, li festeggiamo seriamente, ragazzi. Io dico che con questo chiudiamo, il Borco ci delizia con per l'ultima volta per il pezzo natalizio. Che bellissimo, un funkettone della Madonna. E poi ci rivedremo la prossima settimana, che ricominciamo definitivamente il 2021. Come si deve. E vi spaccheremo il culo come il 2020, come il 2019. Cioè, sto saluto da Mussolini. Cioè, guarda che compì gli anni, vai. Io, auguri, frate. Auguri, buon anno. Visto che sa che ha fatto sto qua. Ha fatto un saluto giusto, ma cosa vuoi sapere te, dai. Via. Vai, sigla. Per fortuna c'è lockdown, e sta tornando a destra.
ascolto Radio Animal. Me ne frego dei parenti che sono solo maledenti, sempre pronti a criticare. Risparmierò un sacco e sol, che poi ospita Ferreghe. Se per me, mentre guerra di ogni me, e Pofman tota cagher. La famiglia è quella che nasconde tutte le più brutte nefandezze. A volte ti protegge e a volte poi ti sottomette. Ti sottomette. Ti sottomette. Per fortuna c'è il lockdown e sta Bernadette, ascolto il Radio Neo. Me ne frego dei parenti che sono solo maledenti, sempre pronti a criticare. Risparmierò un sacco e sol, che posso mi afferrere. Se per me, mentre guarda di ogni me, e Pofman è la brossa, se per me, mentre guarda di ogni me, e Pofman tota cagher. Ah,